Bentrovati anche per la pagina sportiva del TG Noi. Subito l'apertura dedicata al calcio alla Lucchese, battuta a domicilio dalla Correggese nel big match. Sentiamo il servizio di Giulio del Fiorentino. Che Lucchese Correggese sia una partita di grande cartello non lo dice solo la classifica, con la Lucchese prima e la Correggese secondo, lo dicono anche le presenze allo stadio. Nonostante il freddo e la pioggia, a Lucca oggi anche una marcord di quelle da far venire i brividi. A Lucca lo consideriamo un regalo di Natale il fatto che tu sia qua e poi insieme a Egiziano. No, sono venuto assolutamente proprio con Egiziano e per Egiziano voleva venire a vedere la Lucchese. Per noi Lucca rimane sempre un periodo della vita stupendo, bellissimo. Purtroppo bisognerebbe avere meno anni, e però non si vuole. Quello che ha fatto Egiziano e che io ho fatto insieme a lui rimane bellissimo. E per noi venire a Lucca è sempre visitare e trovare degli amici. Poi la partita che entra subito nel vivo dopo 60 secondi, Paganelli sfiora la traversa con un colpo di testa da sottomisura. La risposta della Lucchese non si fa attendere, Cabone si gira bene in area, scarica un sinistro potente che viene deviato in angolo. Al quarto d'ora il solito Cabone controlla un cross in area di Tarantino, la conclusione a girare esce di poco. Passa un minuto e sulla destra Tarantino semina avversari, il cross di Chianese finisce però sulla schiena di un avversario e quella che poteva essere una grande occasione per la Lucchese sfuma nel nulla. Al 21esimo Terlino crossa dalla sinistra, Cabone arriva solo con un attimo di ritardo. 28esimo minuto, la Lucchese difende male su calcio di punizione, la sfera rimbalza sulla barriera poi viene rimessa in area dove tutto solo Arrascue non trova il tempo della conclusione. Alla mezz'ora Ghelardoni calcia con personalità, il suo destro esce di poco. La prima frazione si chiude con una grande azione di Tarantino che però guadagna solo un angolo. Sugli sviluppi del calcio dalla bandierina la palla torna al Lucchese che però trova sulla sua strada un grande Medioli. Nella ripresa il campo è in condizioni decisamente peggiori rispetto al primo tempo. Al nono minuto Aliboni prova a sfruttare i muscoli, Davoli non ci sta e si becca il giallo. Al sedicesimo la Correggese passa in vantaggio. Conclusione non irresistibile dalla distanza, Casapieri smanaccia in area, Luppi è appostato come un falco e riesce a segnare il suo 22esimo gol in 17 partite, la rete che porterà i 3 punti alla formazione emiliana. La Lucchese sbanda e dopo un minuto Paganelli sfiora subito il raddoppio su cross del solito Luppi. Ancora 2 minuti e stavolta è Bellini a sprecare il match ball. Reazione della Lucchese si vede alla mezz'ora. Medioli esce male, Chianese dalla distanza colpisce con un destro potente e preciso sulla linea, Bertazzini respinge quella che poteva essere la conclusione del pari per i rossoneri. Al 40esimo anche Calistri arriva al colpo di testa in area, la palla però passa sopra la traversa. La gara si chiude al 94esimo con Caboni che viene strattonato in area e cade giù per l'arbitro, non è calcio di rigore. Alla fine è la Correggese a far propria questa gara che vale il primato in classifica, la Lucchese però esce fra gli applausi in virtù di una gara che ha dimostrato che la formazione rossonera potrà lottare fino all'ultima di campionato per la vittoria finale. E andiamo a vedere tutti i risultati di questa 17esima giornata di Serie D. Fra l'altro il Camaiore che non ha giocato contro il Riccione perché i romagnoli non si sono presentati al campo di Camaiore. Vediamo il quadro completo, Camaiore-Riccione non disputata, dunque Camaiore che vincerà sicuramente per 3-0 a tavolino, Fidenza-Clodiense 1-1, Fortis-Juve-Romagna 2-2, Lucchese-Correggese 0-1, Massese-San Colombano 1-0, Mezzolara-Forcoli 2-1, Palazzolo-Formigine 1-1, Abano-Terme-Molese 0-1, Castelfranco-Montichiari 0-0. Classifica che dunque rivede in testa la Correggese con 39, Lucchese 37, Romagna 35, Mezzolara 33, Abano Terme 32, Fortis Juve 30 e poi via via tutte le altre. Chiudono Palazzolo e Camaiore 13, abbiamo già dato 3 punti al Camaiore, Riccione 11, Forcoli con 3. In prima divisione un risultato storico, così possiamo definirlo, per il Viareggio sul campo del Pisa. Roy Lepore. Era dal 1900.
1994 che non vinceva l'Arena Garibaldi di Pisa, era il campionato di eccellenza. In quella occasione il risultato fu di 4-0 con doppietti di Vignali e Scozzi. In panchina c'era Tintoglia, in porta Alessandro Mannini, ex di turno. Questa volta in porta c'era un altro ex, Massimo Gazzoli. Senza De Vena e Celiento infortunati, il Pisa privo degli squalificati Pellegrini, uno degli ex Cia, Rozio squalificati, Mingazzini infortunati, si sono affrontati in un derby che ha visto prevalere il Viareggio per 1-0 con il gol a partita di Igri Vannucchi al 42esimo del secondo tempo, terzo sigillo stagionale. Alla fine dobbiamo dire che il Viareggio è la squadra che ha meritato questa vittoria. Dopo 5 minuti arriva Arma che sfiora il gol, deviazione in angolo provvidenziale di Gazzoli, è l'unico intervento, possiamo dire, di estrema pericolosità del giocatore viareggino. Al 15esimo l'ex di turno Martella in campo dal primo minuto, Giovinco entrerà nella ripresa, calcia alto. Al 16esimo è Romeo con una conclusione dal limite che calcia alto anche lui, cross di Vannucchi alla mezz'ora, non colpisce il pallone La Morte, era un pallone sicuramente molto invitante. Ancora Vannucchi in evidenza, raso terra per Romeo, fuori di poco la sua conclusione al volo. Al 35esimo ancora Vannucchi che davvero ha come assist man in giornata di vena per Rosafio che non arriva all'appuntamento con il pallone. Rosafio al 40esimo si destreggia bene al limite dell'area, lascia partire una conclusione, il portiere del Pisa davvero molto bravo nella deviazione in calcio d'angolo. Al 41esimo esce a vuoto il portiere nerazzurro, non ne approfitta il Viareggio con Vannucchi, calcia debole, riesce in qualche modo la difesa pisana in affanno a salvarsi. Al 13esimo della ripresa arriva ancora una palla molto pericolosa in mezzo all'area della Viareggio con il cross di Napoli e Arma che scaraventa davvero alta e sciupa la più facile delle occasioni per far gol. Al 34esimo è Romeo che calcia sul portiere a botta sicura, la respinta del numero 1 pisano vede arrivare il pallone sui piedi di Vannucchi che viene disturbato da Benedetti che nel frattempo era entrato. Arriva però la rete del Viareggio, come detto con Vannucchi, azione prorompente di Maron giù che era entrato al posto di Falasco infortunato, al limite dell'area mette un pallone per Romeo, lo schizza di poco, il pallone trova un rimpallo favorevole, finisce sui piedi di Vannucchi e questa volta è gol. Esultanza di tutta la panchina del Viareggio, dei giocatori che vanno a salutare i propri tifosi piazzati in tribuna qui a Pisa. Al 44esimo viene allontanato dalla panchina del Pisa Pagliari che aveva protestato perché aveva visto un fallo nell'occasione del gol, finisce tra i fischi del pubblico pisano nei confronti della loro formazione con la grande esultanza del Viareggio che, come detto, era dal 1994 che non espugnava l'Arena Romeo Anconitani. Alla ripresa del campionato a gennaio arriverà allo stadio dei Pini il Catanzaro. Vediamo tutti i risultati della 17esima giornata di prima divisione: Benevento Prato 3-0, Catanzaro L'Aquila 0-2, Frosinone Perugia 1-1, Grosseto Barletta 0-0, Gubbio Pontedera 2-2, Nocerina Ascoli 2-2, Pisa Viareggio 0-1, Salernitana Vaganese 1-1, riposava il Lecce. Classifica con il Perugia in testa quota 32, Frosinone 30, Catanzaro 28, L'Aquila 27, Pisa, Benevento e Lecce 24. Nella parte bassa della classifica troviamo il Viareggio che comunque sale a quota 16, Ascoli 13, Barletta 11, Nocerina 9, Paganese 8. Un'altra notizia di calcio, il Quangzhou di Marcello Lippi ha chiuso al quarto posto la Coppa del Mondo per club, battuto 3-2 dell'Atletico Mineiro nella finale per il terzo posto. Andiamo a vedere tutti i risultati del calcio dilettanti, campionati di eccellenza e promozione. In eccellenza si giocava la 16esima giornata, Castel Fiorentino Castelnuovo 3-1, Givi Borgo Monsummano 1-0, Ponzacco Lamari 5-0, Urbino Taccola Pietrasanta Marina 1-3, San Marco Avenza Pro Livorno 0-1, Pescia Quarrata 1-1, Rosignano Cenaia 0-1, riposava la Larcianese. Classifica che vede Ponzacco in testa quota 37, Pietrasanta 35, Castelnuovo 30,
Urbino Taccola e l'Arcianese 24 chiudono nella parte bassa della classifica. Lammari 16, Quarrata 14, Pescia e Prolivorno 13, Monsumano 9, San Marcavenza 8. In promozione, quindicesima giornata, Bagni di Lucca, Zenit 2-2, Maliseti, Seravezza 1-1, Montelupo Lampo 0-3, Cerretese, Sagginale 2-2, San Miniato, Lunigiana 1-0, Montecatini, Signa 2-1, Baianese, Real Forte, Querceta 0-0, Vicola Portuale 1-4. Scusate, 0-4. La classifica, la Portuale 34, Bagni di Lucca 29, Lampo 27, Montecatini 26, Seravezza 24, così come il Real Forte Querceta. Nella parte bassa chiudono Zenit 17, Signa 15, Montelupo 8, Vicchio 1 punto. E adesso i motori, l'atteso rally del Ciocchetto conquistato da Gabriele Ciavara. Vediamo. Il Ciocchetto è sempre gara dura e selettiva secondo la migliore tradizione, dalla neve e dal ghiaccio di qualche anno fa, come dimenticare, alla pioggerellina fastidiosa di una giornata più novembrina che prenatalizia, con fondo stradale viscido, insidioso, molto insidioso. Pronti via e ne fa subito le spese Andrea Simonetti con la Renault Clio numero 2, ma i primi passaggi, soprattutto al college, parte alta della tenuta, sono fatali anche ad altri equipaggi. Il rally della Renault Clio numero 20 di Pierotti Ville finisce così, sul carro attrezzi. La lotta al vertice è serrata e avvincente sul filo dei secondi. Ciava Ciavarella, Rudy Michelini ed Emanuele Dati sono i classici tre papabili per una poltrona, pardon, per una vittoria. A metà gara, dopo sei prove speciali sulle 12 complessive, Ciavarella guida con 5 secondi di vantaggio su Michelini e 10 su Dati. Al di sotto delle attese l'ostano Elvis Chantre. In bella evidenza anche Tognozzi e il giovane rampante Panzani. Una nota di grande soddisfazione per la Organization Sport Events, grazie al numerosissimo pubblico presente da record. Alla fine saranno più di 1500. La corsa entra nel vivo, altre sei prove speciali, stadio e Noi TV da ripetere tre volte. Annotazione sul padrone di casa Andrea Marcucci, tradito dalla sua Peugeot per problemi elettrici, perderà oltre un minuto e mezzo, ma resterà in corsa. Tra le brume del Ciocco scatta l'offensiva di Rudy Michelini, almeno così pare, che prova a ridurre il gap da Ciava. Dati perde invece qualche secondo di troppo. Out anche Gistovanni per la rottura di un semiasse in avvio della prova speciale numero 7. Ma il pilota massese, parliamo di Ciavarella, con la nuova Ford Fiesta R5, respinge l'attacco di Michelini, che a sua volta deve guardarsi dal tenace Dati. Il finale è palpitante, ma non riserva altre sorprese. Il podio vede Ciavarella sul gradino più alto e scrivere il proprio nome nell'albo d'oro del Ciocchetto. Alle sue spalle gli ottimi Michelini e Dati. Va così in archivio una splendida edizione del rally di Natale, anche se qui si pensa e si respira già al 37esimo rally del Ciocco e della Valle del Serchio, apertura del CIR 2014 dal 14 al 16 marzo. Adesso il basket con la domenica dai due volti per le squadre della provincia di Lucca, con le Mura Lucca che al Pala Tagliate non ha problemi a superare Parma. Alla fine le biancorosse, vediamo proprio alcune immagini della partita, hanno vinto per 62-47. Grande protagonista, nemmeno a dirlo, la Alman con 25 punti. È andata invece male all'Arcantea Pallacanestro Lucca, che a Bari è stata sconfitta di misura 78-72. E adesso l'hockey con i risultati della 11ª giornata. Il Breganze che ha battuto Trissino per 5-3, CGC Viareggio Amatori di Lodi 9-2, Matera Bassano 3-7, Folonica Correggio 10-1, Prato Forte dei Marmi 3-12, Sarzana Giovinazzo 8-7, Valdagno SPV Viareggio 3-2. In testa la classifica ancora il Forte a quota 26, CGC e Valdagno 24, Breganze 22, Bassano 21, troviamo l'SPV Viareggio a quota 3, all'ultimo posto insieme a Correggio. È tutto per la pagina sportiva del TG Noi, pubblicità e poi la terza parte.